Presidente Sebastiani, altro test utile per il Pescara, marcia di avvicinamento alla seconda partita di Coppa Italia con l'Empoli. Sì, test utile per mettere minuti nelle gambe, perché i ragazzi hanno lavorato molto, però hanno fatto forse poche partite, quindi questo era importante per noi, per tutti quelli che hanno giocato meno. Si è visto Pescara pimpante questa sera, quindi un bel test. Si guarda al calcio giocato, ma anche e soprattutto al mercato. Siete più che mai impegnati in queste ultime due settimane per regalare a Zauri quei giocatori che mancano. Parliamo del difensore, della mezzala e dell'esterno d'attacco, è così? Ma mancano. Difensore, vorrei capire poi dove lo mettiamo, visto che ce ne abbiamo talmente tanti. Però sicuramente, se ci sarà la possibilità di magari a sinistra di prendere un giocatore funzionale, sicuramente lo faremo. La mezzala forse per numero in questo momento occorrerebbe, l'esterno, come abbiamo sempre detto, vogliamo farlo. Però siccome in questo momento ci sono tanti giocatori, perché fare per fare non serve a nulla, serve prendere qualcuno che ci possa far dare un valore aggiunto. In questo momento quelli che ti possono dare un valore aggiunto sono tutti quanti fermi sulle posizioni, cercando di rimanere in Serie A chi ci sta, o magari cercando di andarci chi non ci sta. Poi fra una settimana tutte quelle persone che oggi la B non la guardano ci cominciano a pensare, e fra 15 giorni magari ci vengono, e quindi bisogna avere pazienza, come succede sempre in questo mercato, che è molto lungo e quindi consente a tutti di riflettere fino alla fine. Noi, siccome non abbiamo questo grosso assillo, perché i giocatori ce li abbiamo, li aspettiamo lì come fanno con noi quando dobbiamo mandare via qualche giocatore. Matos, Di Gaudio sono i nomi più in voga in questo momento, almeno per quanto riguarda il reparto avanzato. E magari poi alla fine arriva un terzo che non vi dico. Ma l'ipotesi Bjarnason è verosimile o è solo un'indiscrezione? Nel modo più assoluto. Per quanto riguarda invece, tornando al calcio giocato, la Coppa Italia, domenica si torna in campo ad Empoli, affronterete la squadra dove gioca l'ex, il fresco ex Mancuso. Si aspettava, Presidente, di ritrovare Mancuso in Serie B? Onestamente no, perché credo che Leo meritasse qualcosina in più, però certamente è andato in una squadra di B che è una corazzata quest'anno, quindi non è andato in una squadra di B che magari deve lottare per salvarsi, ma una squadra di B che sicuramente sarà protagonista, quindi magari in Serie A ritarderà di una stagione. Proverete a fare il colpaccio al Castellani? Ma proveremo a giocarci la nostra partita. A me piace vedere questa squadra che lotta su tutti i palloni, alta, e io credo che il Pescara sarà questo, e quindi proveremo a giocarci la partita sapendo che incontreremo una delle favorite alla vittoria del campionato. Cisco, Ventola, sono queste le liete sorprese del Pescara, giocatori che sembrava dovessero e potessero andare via? No, non sono sorprese per noi, perché Ventolino, come lo chiamo io, credo che abbia fatto finora più di 100 partite da professionista, ed era giusto dargli anche la possibilità di misurarsi con i più grandi. E Cisco e Di Grazia l'abbiamo presi noi per farli giocare, quindi non sono assolutamente le sorprese. Sicuramente dovranno avere pazienza anche loro, però sono dei giocatori che hanno dei colpi importanti, e mi auguro che quest'anno possano dimostrarlo in campo a Pescara.